Ciao. Lei è? Il signor? Agostino. Piacere. Allora, noi siamo i fratelli Penner, Roberto e Agostino. Siamo nati a Rovereto, però abbiamo usato tanto Cagliano, nel 1950. E la nostra passione per la musica e per il canto l'abbiamo avuta all'età di 7 anni, quando con il famoso maestro Carollo di Cagliano, che durante le ore di canto ci metteva il piano e cominciava a suonare il pianoforte, e noi cantavamo questa canzone qua, che era la canzone dell'Iva Trentino, in cui era «Girlanciando il cielo, le patate, il centro, lo dolce delle divanate, profumato in passi, la chiesa in cui vive, dalle messi, le viti, sui piedi, oppure bianco». Questa era una canzoncina che cantavamo alla nostra età, a 7 anni. Poi, durante la festa degli alberi, andavamo sempre con la scolaresca, e siccome noi eravamo quelli che avevano la voce un po' più bella degli altri, diciamo, e il maestro ci accompagnava e ci faceva cantare le canzoncine, ad esempio quella che facevamo sempre: noi siamo fratelli gemelli, sono divisori belli, dice tutti c'è veloce, guardiamo se la mattina facciamo. Poi abbiamo sospeso questa attività canore. Poi negli anni 56-57 allora facciamo queste canzoni qua. Poi verso gli anni 65-65 abbiamo iniziato a cantare le canzoni che facevano allora, e ci chiamavano sempre durante gli spettacoli di teatro che facevano a Cagliano e a Besenello. Nell'intermezzo del primo e secondo atto si chiamavano, e abbiamo cominciato a cantare le famose canzoni degli anni 60, come ad esempio «Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via blu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'è». Questa canzone qua è stata fatta da Leonardo Celentano, che tutti conoscete, penso. Sì, un cantante, un cantatore che ha sempre portato dei problemi, sociali. Già da allora, sociali. All'inizio di quegli anni là, del 65-66, anche Milano c'è stato il boom economico, e le campagne, i prati venivano tutti abbandonati, perché costruivano tante case. Allora lui ha fatto questa canzone, una canzone per far capire che è più importante che ci sia anche un po' di verde, non solo cemento. Il ragazzo di Overbrook, esatto. Poi da lì, poi altri cantautori, altri cantanti, come Giorgio Gaber, che invece ha fatto un altro genere di canzoni. Giorgio Gaber, Enzo Iannacci. Enzo Iannacci, che fa una canzone un po' più allegra, però verso le sue come andava la società. E allora dai, le cose giuste pensa. E allora dai, che allora dai, di perché tu non le sai. Questa qua era una canzone che parlava dei sentimenti, della situazione, delle case popolari di allora. Una canzone di protesta che è venuta
è venuta fuori negli anni 67, 68. Era il mondo di Michelin. È stata la canzone di Gianni Morandi, una canzone che parlava solo della guerra del Vietnam, che durante la guerra del Vietnam, e questa canzone c'era un ragazzo che come me amava i mitra, c'erano gli stomaci. E quegli anni devi pensare che allora c'erano solo i cantanti appoggiati dalle tale discografiche. E uno, poi negli anni 70 è cominciato a venire anche i cantautori. Questo periodo di cantautori ci sono stati tanti, da Paolo Conte, Svignacci, Adriano Celentano, Giorgio Gaber, però avevano uno stile di musica di cantautori dove portavano canzoni sociali. Poi in questo periodo del 68-70 un po' andato di riprendo, è cominciato invece a un genere di canzone più melodiche, più dell'amore. Noi studiavamo, no, lui studiava, io lavoravo. No, lavoravo. Ero studiato, poi abbiamo cominciato a lavorare, io ho cominciato a lavorare, il mio primo lavoro è stato le arti grafiche Manfrini nel 1967, sono andato a lavorare a Rovereto, dove c'era lo stabilimento, il signor Manfrini, dove... E noi perdendo lì, la nostra passione era proprio la musica, perché noi abitavamo in un carrello della ferrovia e lì abbiamo cominciato a avere la più piccola band, abbiamo cominciato a avere la batteria, il basso, il sassofono, e adesso poi siamo andati avanti, il nostro gruppo si chiamava Bile. Abbiamo fatto 10 anni noi di questo gruppo musicale. Ma a voi avete fatto solo tipo questa band qua? O... Sì, noi siamo autodidatti e abbiamo fatto solo questo gruppo, un gruppetto che allora in quegli anni lì ci sono stati tanti giovani che si sono un po' buttati a fare il farsi complessino e suonare, perché era una cosa proprio che si sentiva. Allora, era anche un modo di... Non c'erano i jukebox, allora all'inizio c'era, si cantava, ogni locale aveva sulla sua piastrina, da Riva a Trento, a Condone. E lì noi abbiamo cominciato con questa piastrina e prima facevamo delle prove a casa, ci trovavamo sempre a casa, il mercoledì e il giovedì, o il mercoledì e il sabato ci trovavamo, facevamo sempre delle prove e poi piano piano abbiamo cominciato ad andare un po' in giro a suonare nei locali qua vicini a noi, dalla Riva, a Bondone, di notte una volta. Ma però eravate anche voi cantautori o no? Noi eravamo solo cantanti che facevamo le canzoni degli altri. Non è che c'è stato un periodo che abbiamo fatto 2-3 canzoni nostre locali qua, però locali nel senso che dei nostri paesi, dei nostri personaggi che avevamo in paese italiano, no? Come quella della canzone che era quella del Comitato Maccheroni, che abbiamo fatto. Maglia Longa, queste qui le abbiamo fatte adesso. I nostri genitori, una generazione particolare, perché allora mio papà era del 14, mia mamma era del 25-26, generazione che aveva passato tutta la vita, aveva passato tutta la guerra, ad esempio mio padre era del 14, aveva bisogno di fare la prima guerra e la sfiorata perché era finita del 18, aveva 4 anni, però dopo la seconda guerra mondiale, la guerra, è tornata, come tutti tanti genitori, chi è stato fortunato a tornare, chi è stato fortunato a restare in Russia o in Italia o ai fronti. Lui gli aveva accettato il nostro modo di proporre, capisci? Perché non tutti erano abbastanza favorevoli che tuo figlio venisse a un teatro a fare a cantare o a curare, capisci? Se allora indossare i genitori che gli aveva dato e soliva sa, perché mio papà si soliva, quella famiglia per i miei suoniva fra mandolini e questo e quell'altro, allora che gli aveva dato una persona
favorevole. Abbiamo lavorato, ci siamo fatte le famiglie, però abbiamo sempre tenuto la passione un po' della musica. Poi c'è stato in questi ultimi 15 anni così, no? Che ognuno ha fatto la sua strada, poi ci siamo un po' ritrovati perché hanno fatto un revival a Bolano degli anni lucenti, lo chiamavano, no? A Bolano, esatto. E allora sono andati a cercare un po' tutte le band che c'erano allora e abbiamo fatto uno spettacolo a Bolano con tutte queste band, no? E poi da lì si è cominciata anche quella di fare, andiamo ancora bene. Possiamo ancora presentarci. E allora abbiamo cominciato a andare un po' in giro, abbiamo fatto questa band paesana, dove sono ormai 20 anni che suoniamo alla Magna Longa, poi dalla Magna Longa c'erano le feste qua del paese. La Dorata, e adesso noi ogni tanto ci troviamo, facciamo tante musiche popolari, facciamo musica da ballo, un po' valzer, tanghi, polche, perché abbiamo preso una fisarmonica, una pianola, un sassofono, una tromba. Ma voi eravate d'accordo un po'? Sì, siamo d'accordo. Ci siamo solo lasciati sempre la buona per motivi di lavoro e per motivi. Perché noi non era una professione la musica, non era una professione, noi la facciamo per passione. Allora, l'ultima che abbiamo fatto è la televisione, che è una canzone, lo siete sentita ancora, è una canzone un po' che parla un po' di quello che fa vedere la televisione, del contesto anche la televisione. La facciamo soltanto semplicemente senza. La televisione, la televisione, quando è la sera, quando è la sera. La televisione, quando è la sera la fanno col balè. Ai putelotti per farli star buoni, chi che fa vedere sai dei cartoni, digiton, pokeron e un robot. Quando è la sera le manderò da la televisione. Parla il TG da cara sorella, ma non il TG per la resta bella, e le video fede col suo sorriso, far che le tratta come fosse un decreto. Sì, la televisione, quando è la sera, quando è la sera, la televisione, quando è la sera. Severi del giorno d'oggi, ma era severi perché era una cultura diversa e dopo lui suonava così, no? E pareva che fosse, non fosse importante, che fosse sugato, no? una perdita di tempo. E allora che da chi i genitori riusciva a capire, ma che vedeva che metteva un po' di amore questa roba qui, e allora i telasanarono, no? Perché la prima volta che avevo fatto con la chitarra, quando andavo qua sempre con la chitarra, con i soldi che guadagnavo andando a lavorare, perché sono iniziato a lavorare a 17 anni, però mi dicevano, ma la chitarra, non sei mai la chitarra. Dopo però, insistendo, vedendo che Neven sempre con la chitarra, una chitarra vesa che mi aveva regalato zio Carlo, che l'aveva tolta a Catania, pensavo con il catalogo, con il numero di chitarra di allora, e vedendo che noi di Cheve, allora è iniziato a sannare, dopo è chiaro che se è come se era anche maggiorenne a 21 anni allora, i nostri genitori sono stati che erano molto severi, perché loro diceva a casa mia, che dico mi, sei maggiorenne, maggiorenne a 21 anni, non è come adesso, a 18 anni, lei era lunga, arrivare a 21 anni a dover stare a casa, a dipendere, ma voi avete vissuto la guerra? No, noi siamo nati nel 1950, praticamente noi abbiamo è stata la fine. Noi abbiamo vissuto, non la guerra, abbiamo vissuto i problemi del Vietnam, i problemi
del 68. I problemi della comunicazione fra gli studenti e i lavoratori per arrivare a questo famoso salario di gente uguale per tutti, no? Però c'è stata delle consultazioni abbastanza pesanti sul divorzio politico, sul divorzio, tutto il periodo che si è passato, il periodo lì, sulla libertà, anche sulla libertà sessuale delle donne, che allora era molto, molto limitata, c'è stata proprio una libertà emancipazione della donna, che lavorava, esatto, molto importante, perché prima c'era una donna tuttora nel vostro paese è sottomessa forte, però allora che è stata emancipazione. C'è stata una canzone che ha piaciuto più alla gente? Ce ne sono state tante canzoni che ha piaciuto alla gente. Una particolare. Però per quel periodo lì, negli anni 60, diciamo, che è una canzone che ha fatto a campo il successo, era Il Mondo, di Jimmy Fontana, e dopo ha fatto il grande successo La Prima Cosa Bella, di Ricchi e Poveri, aveva fatto successo Il Sarà. Queste qua le canzoni di gente che... canzoni che ha vinto al festival, canzoni che ho... Ho preso la chitarra e ci suono per te il tempo di imparare a suonare il nostro per te.